evidentemente ci deve essere la contemporaneità. Arriva ora a colpo di testa da parte di Natali Velasquez, corre rapidamente Le Goff Conan a dargli una mano, sale in copertura, Velasquez in buca per Le Goff Conan, che arriva alla conclusione sul fondo. Ancora però una buona iniziativa in ripartenza. Corto Ciardi, la lascia lì Ciardi, occhio a questi errori. La conclusione, la traversa da parte di Kirilov, un regalo dell'Italia. Palla che rimbalza, Benjamin Paron Coletta si mette davanti a lottare fisicamente, a resistere su Multala, poi la perde ancora Finlandia con il lavoro doppio. Conclusione da parte di Kirilov, non è finita, si soffre Multala. Kokumaki prova la grande giocata, Kokumaki destro-sinistro, troppe maglie azzurre. Coletta, Zala, Kirilov, Parkila, non ha trovato Kokumaki. Ancora Finlandia, sempre molto rapida a riprendersi il pallone. Le Goff Conan, palla in verticale, in qualche modo Natali, Garofalo, Lauricella, egregio movimento, poi palla ancora in verticale che passa Camarda a cercare di trovare Ciardi. Ciardi in area di rigore, il cross viene deviato, raccolto ancora dall'Italia. Mosconi va sul mancino, conclusione, il salvataggio di Maukkonen, finalmente l'Italia. Dai, spalle alla porta, Sala la mette dentro per Mosconi che scivola all'indietro. Lauricella attaccato, riesce a non perdere il possesso, poi Mosconi forse in offside, si gioca Mosconi, altro pallone dentro e arriva il gol dell'1-0 Italia con la deviazione, 1-0. La gioia da parte di Mosconi che va a abbracciare la panchina. Questo è quello che è successo, decisivo il tocco di Kangasniemi, l'autogol che vale l'1-0 Italia. Sinistro, la giocata da urlo di Benjamin che arriva al cross per Camarda che arriva per primo, poi non riesce a restituire al compagno che in qualche modo la ritrova tra i piedi. Ancora il numero di Benjamin, palla all'indietro, Mosconi, controllo e sinistro, bell'Italia, solo calcio d'angolo, peccato. Multala, palla per Velasquez, Garofalo, calcio di rigore. Un'ingenuità da parte di Garofalo qui, un'ingenuità. Pallone manca solo l'ok, il direttore di gara che arriva ora, ma col destro batte Pessina, la pareggiata della Finlandia con Martin Kirilov, assolutamente cattiveria, chiesto subito scusa, sbaglia Le Goff Conan, conclusione a parte di Azzeni, si è lasciato incolusire da una posizione di Maukkonen leggermente fuori da... Natali, Benjamin, Sala, cambia lato, sceglie quello di sinistra, Lauricella, arriva il cross per Mosconi che non la trova, Coletta la raccoglie, Coletta prova a rimetterla in mezzo, c'è una deviazione, nuovo calcio d'angolo per l'Italia. Può andare Ciardi, di ritorno da lui, cross che arriva a secondo palo per Sala che va a colpire di testa, poi Coletta la mette dentro, Garofalo, si salva la Finlandia. Benjamin ancora per Coletta, altro cross basso per Camarda, anticipato da Sandler, aspetta
Ok, di Chias. Kangasniemi. Parchila. Lungo linea a cercare il movimento di Kokoumaki, che riesce a passare. Kokoumaki in area di rigore, va sul destro. Kokoumaki col tacco. Benjamin in copertura. Arriva un tiro cross da parte di Multala, che sorprende Pessina. Avanti la. Così Finlandia prima, Italia seconda. Benjamin Kirilov. Ancora Kirilov col destro, Pessina. Palla allontanata, Weiss raccoglie. La perde Weiss, riparte l'Italia. Liberali per Coletta. Angolo battuto, Benjamin col sinistro morbido, secondo palo, il colpo di testa. È arrivato Maukkonen, che dà un calcio. Cercare Camarda. Kangasniemi forse con un fallo, tutto buono. Denunzio. Campaniello. Cerca Coletta, Coletta si infila, Coletta, palla sul sinistro, Coletta al cross, secondo palo, Campaniello, Maukkonen, poi Camarda, commette fallo, che occasione per l'Italia. Pallone morbido, a cercare Camarda, poi l'intervento falloso, calcio di rigore, fallo su Liberali, calcio di rigore per l'Italia al 90esimo. C'è il fischio. Va Camarda! Battuto Collin. La ripresa all'Italia con la firma del 9 e 2 a 2.